Adesso con le immagini andiamo in diretta. La ministra Luciana Lamorgese è arrivata a Foggia e in prefettura ha presieduto un comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza, vista la situazione che si sta vivendo in città. Sentiamo le sue parole. Soltanto di 50 unità. Io vorrei dire che noi gli organici daremo la massima attenzione agli organici di questo territorio, ma ritengo che non sia una questione soltanto di ampliamento di organico, c'è bisogno di un intervento strutturato, di un intervento forte, ricorrendo proprio a quelli che sono i rinforzi del reparto prevenzione e crimine della Polizia di Stato. Vorrei soltanto dirvi che nell'anno scorso è stato assicurato proprio nella provincia di Foggia, tramite reparti di prevenzione e crimine, circa 23.000 unità in tutto l'anno. Così come i reparti inquadrati delle forze di polizia, e anche lì l'anno scorso ne sono stati assegnati circa 17.000 unità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questi reparti, l'utilizzo di questi due tipi di reparti anticrimine e reparti inquadrati fa sì che noi possiamo dare un segnale forte, perché questi reparti servono proprio per il controllo integrato del territorio. E allora soltanto tramite questi, quindi non è la dotazione organica i 50 in più, i 50 in meno, ma occorre un intervento strutturale che da solo può consentire una, una efficace risposta a quelle che è le varie fenomenologie criminali che insidiano in maniera pervasiva questo territorio. Così, quindi, il ministro Lamorgese, potete continuare a seguire la diretta attraverso il nostro canale.